Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano. Vediamo i titoli. 20 centesimi in più da gennaio per il biglietto ATM, l'annuncio del sindaco Sala, immediato il coro di proteste da minoranza e verdi che dicono inutile a risolvere i problemi di bilancio. La Procura federale di Bruxelles ha confermato il carcere per l'accusa di tangenti dal Qatar che ha coinvolto Francesco Giorgi. Nella sua casa di Abbiategrasso trovati 20.000 euro in contanti. Minacce di morte e insulti omofobi dopo aver rimproverato un automobilista autore di un parcheggio selvaggio. Vittima il consigliere comunale di Milano Maffei, che ci racconta cosa è successo. Regionali, intesa sul programma tra 5 Stelle e centrosinistra, ma saranno gli iscritti a votare se siglare l'alleanza. Lega, anche Bastoni lascia e aderisce al Comitato Nord. Achille Lauro, ospite al liceo Quasimodo di Magenta, spiega la sua filosofia di vita agli studenti. Seguite le passioni, ha detto, siate umili e non fatevi ingannare dall'apparire dal successo facile. Ci siamo, ormai l'aumento del biglietto dell'ATM è stato annunciato, sarà dai primi giorni di gennaio, un annuncio da parte del sindaco Sala che ha già alzato un polverone di polemiche. Era stato messo nel congelatore dopo le prime polemiche lo scorso agosto. Si era tornati a parlarne dopo le elezioni politiche di fine ottobre, ma sempre un po' sotto traccia, come di una cosa lontana e risolvibile. Non sarà così. Il biglietto dei mezzi pubblici di Milano aumenta e lo fa a partire dal 9 di gennaio. Un aumento dovuto ai necessari adeguamenti Istat richiesti dalla regione e che colpirà solo i biglietti cosiddetti occasionali, ossia tutti quei titoli di viaggio che non sono abbonamenti urbani annuali e mensili. Il biglietto ordinario sale quindi da 2 a 2,20 euro. Il carnet valido per 10 corse passerà da 18 a 19,50 euro, mentre il giornaliero da 7 a 7,60 euro. Il biglietto valido per 3 giorni infine andrà dai 12 euro attuali ai 13 di inizio gennaio. Non subiranno invece alcuna variazione gli abbonamenti urbani, mensili e annuali, che resteranno rispettivamente a quota 39 e 330 euro. Stesso discorso per le agevolazioni previste dal comune. L'aumento era stato deliberato dall'agenzia di bacino ad agosto, ma Palazzo Marino ha deciso di non procedere all'adeguamento fino alla fine del 2022, compensando con fondi propri le perdite del sistema. Ora però non è più rinviabile, anche se quasi certamente non riuscirà a coprire il buco del bilancio comunale alla voce mobilità. No, non lo è assolutamente. Non lo è, però adesso bisogna rifare un po' bene i conti. Il tema è anche perché l'aumento non è che porterà alle casse del comune questi grandi fondi. Il problema è più evidente, per questo è importante chiarirci col governo, perché se noi dobbiamo essere stimolati a continuare ad andare avanti, prolungare metropolitane eccetera eccetera, ogni nuova metropolitana potenzialmente aumenta il buco, questa è la realtà. Palazzo Marino tiene poi a sottolineare come nel confronto con altre città europee Milano risulti comunque tra quelle con le tariffe più basse, ma questo non basta e per il comune diventa imperativo proseguire nel dialogo con il governo, in primis perché si rifaccia la valutazione dei fondi che spettano a Milano per i trasporti. Le risorse sono infatti erogate da Roma in base al numero dei chilometri coperti dai mezzi pubblici di una città e ad oggi per Milano vengono erogate secondo i dati del 2011. Da allora però Milano ha inaugurato 2 nuove linee di metropolitana per un totale di nuovi chilometri che oggi tocca quota 19 e che diventeranno 27 quando la M4 sarà completata tra circa 2 anni. Dicevamo delle polemiche, in questo caso l'opposizione in consiglio comunale ovviamente a gioco facile, ma ci sono state proteste anche da parte dei Verdi che sono entrati nel dettaglio della questione. Si dice spesso che in questo mondo non c'è nulla di sicuro tranne la morte e le tasse. Alla breve lista bisogna però aggiungere anche la pioggia di critiche nel momento in cui il comune di Milano decide di aumentare il costo del biglietto dei mezzi pubblici. Ecco dunque che l'annuncio di Palazzo Marino di voler portare il biglietto ordinario a 2,20 euro ha scatenato innanzitutto le opposizioni di centrodestra. C'è chi parla di accanimento contro i cittadini come Gianluca Comazzi di Forza Italia e chi invece di un pacco
pacco di Natale inaspettato per i milanesi, come Silvia Sardone, commissario cittadino della Lega. E sempre dal Carroccio arriva l'attacco del consigliere Samuele Piscina, che promette battaglia in consiglio comunale. Una scelta che va contro ogni logica in questo momento di crisi, che va a colpire soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Mentre il comune di Milano continua a bloccare le automobili, quindi gli Euro 4, Euro 5 diesel e Euro 2 benzina sono stati gli ultimi blocchi appunto perpetuati dal comune di Milano, non si offre un'alternativa viabilistica, ma si aumenta quello che è il prezzo dei mezzi che dovrebbero essere utilizzati sempre di più ai cittadini. Ma non è solo l'opposizione, perché l'implementazione e il miglioramento del trasporto pubblico sono una delle ricette fondamentali per la riduzione dell'impronta carbonica di Milano. Per questo, anche dai banchi della maggioranza che sostiene Beppe Sala, e nello specifico dai Verdi, piovono le critiche. Ma questo è un momento in cui stiamo cercando di convincere tutti i cittadini a non usare l'auto, che è inquinante, e a utilizzare i mezzi pubblici. Quindi aumentare il prezzo del biglietto del tram, della metropolitana, diventa come una beffa. È un aumento che tecnicamente si può evitare, non risolve i problemi di bilancio. Anzi, noi dobbiamo convincere più gente a utilizzare il mezzo pubblico e quindi a incrementare le entrate e soprattutto a contrastare l'evasione. Pagare tutti, pagare meno. L'inchiesta sulle presunte tangenti dal Qatar al Parlamento europeo, che ha visto coinvolto l'abbiatense Francesco Giorgi, nel pomeriggio si è svolta l'udienza di convalida, al termine della quale la Procura di Bruxelles ha confermato per Giorgi la misura degli arresti in carcere. Intanto nella sua casa di Abbiategrasso erano stati trovati 20.000 euro in contanti. Arriva il giorno dell'udienza preliminare per Francesco Giorgi, il 35enne di Abbiategrasso e assistente parlamentare coinvolto nel caso di presunte tangenti all'Europarlamento legato alla vicepresidente Eva Kaili e allo Stato del Qatar. L'autorità antiriciclaggio greca ha individuato e sequestrato una società immobiliare creata un mese fa a nome di Eva Kaili e di Francesco Giorgi, lo rende noto l'agenzia ANA MPA. La società, su cui è in corso una verifica delle autorità, ha sede a Kolonaki, uno dei quartieri più lussuosi di Atene. Per Eva Kaili, Francesco Giorgi, indagati in Belgio con l'accusa di riciclaggio, organizzazione criminale e corruzione legati a interventi in favore del Qatar, è stato deciso un provvedimento di congelamento che riguarda beni immobili, conti, prodotti finanziari di ogni tipo, società e partecipazioni. Il provvedimento è stato esteso anche a genitori e parenti stretti della coppia. Francesco Giorgi, uno dei cinque arrestati nell'inchiesta sulla presunta corruzione per ammorbidire la posizione del Parlamento europeo sulle violazioni di diritti umani in Qatar, sta però collaborando con gli inquirenti belgi. L'assistente parlamentare ha risposto per ore alle domande, fornendo elementi sulla rete che ruotava attorno all'ex deputato Antonio Panzeri, di cui è stato assistente fino al 2019, e alla deputata socialista Eva Kaili, la sua compagna, appunto. Le rivelazioni hanno consentito alla polizia belga di estendere le indagini a un altro deputato socialista, il belga Marc Tarabella. Non ho assolutamente nulla da nascondere, la sua replica. Mentre Giorgi parlava a Bruxelles, la Guardia di Finanza è tornata nella sua casa da Abbiategrasso, trovando altri 20.000 euro in contanti che si aggiungono al 1,5 milioni già sequestrato tra Bruxelles e l'Italia. Il denaro è stato esibito dalla polizia belga in una fotografia destinata a fare storia. In tutto a Giorgi e Kaili sono stati sequestrati quasi 1 milione di euro in contanti, sommati ai 600.000 ritrovati a Panzeri, che fanno arrivare a 1,5 milioni di euro il totale della corruzione presunta dal Qatar. Nelle carte dell'interrogatorio di Giorgi ci sono anche ammissioni deflagranti. Secondo le accuse di Michel Claeze, il gruppo formato da lui, Panzeri, Nicolò Talamanca e Luca Visentini, che però si dice
estraneo all'indagine, si muoveva intorno alla ONG Fights Impunity, che aveva l'obiettivo di favorire due paesi, il Qatar e il Marocco. Le organizzazioni non governative ci servono per far girare i soldi, è la frase di Giorgi contenuta nelle carte dell'indagine. Il gruppo, per come è raccontato negli atti, sarebbe attivo almeno dal gennaio del 2021. È stato fermato ieri sera dai carabinieri l'uomo sospettato di essere l'autore dell'aggressione a un medico nel policlinico di San Donato Milanese. Si tratta di un pregiudicato di 62 anni. I carabinieri lo avevano trovato a Rozzano mentre stava per salire sulla sua auto. L'uomo è stato portato in caserma e avrebbe fatto alcune ammissioni. Mentre il medico aggredito, Giorgio Falcetto, 76 anni, è tuttora ricoverato in gravissime condizioni al San Raffaele. Confermato per il momento il movente dell'aggressione, che sarebbe dovuta a un banale litigio per motivi viabilistici con l'aggressore, che avrebbe urtato con la sua auto quella del medico. E una lite per una questione viabilistica ha anche comportato minacce e insulti omofobi nei confronti di un consigliere comunale di Milano. Ascoltiamo allora il racconto del protagonista, ma capitato di questa vicenda, Marco Maffei. Insulti a sfondo omofobo contro il consigliere comunale Marco Mazzei, aggredito verbalmente martedì sera mentre si trovava vicino al conservatorio di Milano. Mazzei, infatti, tornando a casa dopo una visita medica al policlinico, in via Bellini, accorgendosi della lunga fila di macchine parcheggiate con due ruote sul marciapiede che rendono quasi impossibile il passaggio, decide di chiamare i vigili. In quel momento però un uomo che stava cercando di parcheggiare la sua auto inizia ad insultare Mazzei in modo maleducato e incivile. Tizio della macchina, della prima macchina con il quale avevo parlato di quest'Audi, a quel punto ha iniziato a dirmi che mi spaccava la faccia se non smettevo di rompere. Poi mi è venuto, diciamo, a un centimetro e mi ha detto: se hai il coraggio vieni qui dietro l'angolo che così ti ammazzo di botte, che non lo posso fare qui davanti a tutti. Da quel punto mi ha detto: ah, parli proprio da gay. E io gli ho detto: sì, guarda in effetti sono anche gay. E, ah, ecco, adesso ho capito tutto. E gli è iniziato: frocio di merda, ti ammazzo, mi fai schifo, e così. Un grave episodio di inciviltà che evidenzia come l'omofobia sia un problema culturale che ancora nel 2022 non si può dire superato. Lui l'ha, diciamo, l'ha usata come un'espressione che dal suo punto di vista rafforzava la gravità della situazione, cioè il fatto che io lo stavo disturbando e in più lo stavo disturbando essendo pure gay. Però appunto stavamo parlando di un posteggio di un'automobile, non stavamo parlando di diritti civili o altro, quindi secondo me c'è un livello di aggressività che poi un po', anche se vuoi macista, che si sfoga o alla guida di un'automobile oppure appena scendi dall'automobile nei confronti di quello che ti sta attorno, che è abbastanza impressionante. Il fatto però mette in luce anche il problema dei parcheggi a Milano e di chi, nonostante i garage a pagamento, preferisca parcheggiare la sua auto in modo abusivo sul marciapiede o eventualmente anche sulle strisce pedonali. Cose simili succedono in tutte le zone. Dove io abito, in una zona dove ci sono tanti ristoranti la sera, e di fatto è impossibile andare in giro a piedi perché ci sono macchine ovunque, nonostante in zona ci siano tantissimi parcheggi a pagamento. Quindi è proprio cioè è una cosa che non si giustifica in nessun modo, secondo me, se non con il menefreghismo, ecco. Una vicenda giudiziaria dopo un infortunio sul lavoro avvenuto a Bernate Ticino, una vicenda piuttosto complessa che tra l'altro particolarmente drammatica, perché nasce da un favore fatto a un amico. Un imprenditore edile fa un favore a un amico disoccupato e lo chiama a lavorare con lui al primo giorno in cantiere a Bernate Ticino, però cade da un lucernaio sul tetto e dopo un volo di 6 metri resta paralizzato a vita. Un favore che si trasforma in tragedia e anche in una vicenda giudiziaria che vede protagoniste 3 persone a Bernate, Boffalora e Magenta. Il lavoratore ferito, un 51enne residente a Boffalora, è costretto ora alla sedia a rotelle. I
medici gli hanno comunicato che dopo la terribile caduta non potrà più camminare e resterà paralizzato a vita. L'amico del datore di lavoro ha appena patteggiato davanti al giudice 2 anni per lesioni colpose gravissime e aggravate. È un 42enne di Magenta e nella stessa città ha sede anche la sua impresa edile. Alla sbarra con l'imprenditore e con lo stesso capo di imputazione si trova un geometra di 67 anni che lavora in uno studio professionale, sempre di Magenta, città nella quale risiede. Per la procura, in qualità di coordinatore della sicurezza, non avrebbe segnalato al datore di lavoro l'assenza di un adeguato piano operativo di sicurezza in cantiere. I fatti sono accaduti in un capannone di Bernate Ticino. L'imprenditore e il suo amico, al lavoro senza regolare contratto, stavano rimuovendo delle lastre di Eternit dal tetto di un fabbricato. Il 51enne, senza alcuna esperienza in cantiere, non si accorge del pericolo e, camminando sopra un lucernaio in plexiglass non calpestabile, precipita al suolo. Il suo datore di lavoro lo carica in macchina in violazione delle norme di assistenza medica di emergenza e lo porta al pronto soccorso al Fornaroli di Magenta. La prognosi è da subito terribile: lesione midollare completa con perdita della funzionalità degli arti inferiori. Ora la vera partita si gioca sul risarcimento dei danni. L'operaio 51enne si è costituito parte civile nel procedimento penale e ha chiesto, tramite il suo legale, 1.100.000 euro di risarcimento. La politica è stato un pomeriggio piuttosto foriero di novità a livello regionale. Le riassumiamo con il prossimo servizio. Un possibile accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime regionali sembra sempre più vicino. Il primo passo infatti è stato fatto sulla condivisione dei temi su cui costruire il programma elettorale, un punto cruciale per i pentastellati che hanno sempre sottolineato che una larga coalizione di centro-sinistra ci sarebbe stata solo se si fosse data priorità ai temi piuttosto che ai candidati. Dopo diversi tavoli di trattative, infatti, PD e 5 Stelle sono arrivati alla condivisione delle tematiche che verranno recepite nel programma del candidato Dem Pierfrancesco Maiorino. Tra queste ci sarebbero così le urgenze legate alla sanità, le esigenze ambientali e di sviluppo sostenibile, la necessità di investimenti infrastrutturali utili, il sostegno alle imprese in materia di transazione digitale e sicurezza sul lavoro e la necessità di pianificazione in materia di agricoltura. La sintesi, ha detto Dario Violi, coordinatore del Movimento 5 Stelle Lombardia, è un documento che rispecchia i nostri valori e ci auguriamo possa rappresentare un punto di svolta per i lombardi e per la Lombardia. Un documento che per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, andrà ora sottoposto agli iscritti del movimento per acquisirne il loro parere e valutare quale direzione prendere per una proposta competitiva. Dall'altro lato, però, se nel centro-sinistra c'è area di unione, nei partiti del centro-destra continuano le fuoriuscite, con un altro consigliere regionale della Lega, Massimiliano Bastoni, che lascia il partito per aderire al nuovo gruppo denominato Comitato Nord, formatosi la settimana scorsa dopo l'uscita dei 3 ex consiglieri leghisti. Bastoni però ribadisce il suo appoggio a Fontana, che risponde così: sono contento di questa dimostrazione di stima nei miei confronti. Io spero che comunque si riesca a ricomporre ogni dissidio tra questi consiglieri e la... E pochi minuti fa è arrivato il comunicato della Lega con cui si dice che Bastoni è stato espulso dal partito, come d'altronde era prevedibile. Cambiamo argomento, oggi si è conclusa la missione di 3 giorni del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, a Milano per valutare l'andamento dei lavori in vista del 2026. Si chiude ai piedi della bandiera olimpica, nella sala dell'orologio di Palazzo Marino, la 3 giorni di visita del CIO a Milano. La delegazione del Comitato Olimpico Internazionale è stata portata sui siti dei giochi del 2026, dal futuro villaggio olimpico nello scalo di Porta Romana al Forum di Assago, dal Pala Sharp, inizialmente non previsto nel tour, allo stadio di San Siro. E proprio sul Meazza, che dovrà ospitare la cerimonia di apertura dei giochi, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha voluto dire la sua, specificando che nel dossier di candidatura la cerimonia è a San Siro e che in Italia non c'è un altro posto così prestigioso e in grado di ospitare 80.000 spettatori. Ma sul rischio di un suo abbattimento, ormai sempre più concreto, Malagò ha sottolineato che al CONI va bene tutto, anche se, nel caso in cui rimanesse il Meazza originale, servirebbero dei lavori di sistemazione per la cerimonia. Lavori che però non dovrebbero essere molto impattanti, sottolinea l'assessore
comunale allo sport Martina Riva, dal momento che lo stadio è già stato adeguato ai migliori standard internazionali nel 2016 in occasione della finale di Champions League. Al fianco di Malagò c'era Andrea Varnier alla sua prima uscita ufficiale da amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, che si è detto onorato per la nomina. I delegati internazionali hanno invece sottolineato che sono state identificate alcune priorità, tra cui l'ottimizzazione del budget, visto il periodo difficile dal punto di vista dell'inflazione. Il 2023 vedrà l'avvio dei lavori per il rifacimento del Pala Sharp e la costruzione del Pala Italia a Santa Giulia. Entrambe le opere dovrebbero risultare pronte appena in tempo per i test match obbligatori previsti dal CIO, solo 3 mesi prima della cerimonia inaugurale. E anche agli appalti per le Olimpiadi, così come quelli del PNRR, guarda la revisione del regolamento regionale sull'antimafia. Rafforzare e integrare gli strumenti esistenti e colmare i vuoti normativi. Con questi obiettivi, dopo 7 anni, la legge sulla prevenzione della criminalità organizzata è stata integrata e rafforzata con un nuovo documento elaborato dalla Commissione Antimafia e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale. Tra gli elementi cruciali della legge, il potenziamento degli aspetti di programmazione, il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati e il contrasto all'usura. Tra gli interventi più significativi mi preme certamente evidenziare l'istituzione di 2 tavoli di lavoro fondamentali, uno relativo ai beni confiscati. Era importante prevedere che all'inizio di ogni legislatura ci fosse una programmazione pluriennale relativamente al recupero dei beni confiscati e che a supporto venisse istituito un tavolo di lavoro. Sul tavolo dell'usura invece era assolutamente necessario che su un fenomeno così complesso e così silente, perché scarso di denunce, ci fosse un tavolo di lavoro dove tutti gli attori coinvolti potessero lavorare al meglio per evidenziare gli interventi più necessari e soprattutto prioritari. Nella nuova legge sono state anche inserite misure volte a incentivare la trasparenza degli appalti e dei contratti pubblici e la razionalizzazione delle stazioni appaltanti. In termini per esempio di controllo della filiera degli appalti pubblici, soprattutto in vista dei fondi del PNRR e delle Olimpiadi del 2026, è stata istituita una piattaforma regionale che monitora proprio tutta la filiera dei contratti e dei subcontratti pubblici, questo a garanzia della trasparenza e in prevenzione dei rischi di infiltrazione mafiosa. Infine, la legge rafforza le norme sul contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, il cosiddetto caporalato. Altro tema fondamentale era introdurre, in questo caso introduzione ex nova, del tema del caporalato, un riferimento all'intermediazione illecita di lavoro che in Lombardia assume tante forme diverse a seconda dei settori economici in cui si manifesta, quindi logistica, agricoltura, alberghiero, tessile, ma anche la gig economy, che sta diventando una realtà piuttosto frequente per i nostri giovani e che insomma necessitava di un'attenzione particolare da parte delle istituzioni. E ora è il momento di vedere l'incontro di Achille Lauro con gli studenti del liceo Quasimodo di Magenta. Il popolare cantante sta effettuando un tour nelle scuole italiane per cercare di comunicare dei messaggi per il futuro alle giovani generazioni. Uno dei primi incontri di Achille Lauro con gli studenti delle scuole d'Italia. Il cantante romano ha scelto come seconda tappa Magenta e i ragazzi del liceo Quasimodo, dove è presente anche un indirizzo musicale. Mercoledì pomeriggio al Teatro Lirico di Magenta erano più di un centinaio per parlare del loro futuro con la pop star, un futuro incerto per le giovani generazioni chiamate a scegliere fin da ora cosa fare da grandi. Proprio parlando del futuro, Achille Lauro ha voluto dare un consiglio in particolare ai ragazzi spesso influenzati da modelli che possono vedere sui social e che li possono distrarre da ciò che davvero conta, cioè chi sono, cosa amano fare, a cosa si dedicherebbero con passione in base alle loro capacità. Magari detto così dovete capire che cosa vi piace, cosa amate, sembra, sai, luogo comune, invece dovete veramente riflettere su questo. Perché un esempio che facciamo spesso negli ultimi giri delle scuole che abbiamo fatto è: quanto investite in quello che volete fare? Non fatevi incantare dalla bolla, soprattutto che si vede a Milano, del mondo dell'apparire, del successo effimero, tutto quello che a volte, poi quando conosci veramente quel mondo lì, capisci che è nullo. Cioè veramente le persone di successo sono grandi lavoratori, sono persone super umili,
e soprattutto non sono persone che vivono il successo in quel modo, non va al locale a spendere 50.000 euro in bottiglie perché conoscono il valore dei soldi. Quindi tutto quello che è il mondo che magari tu puoi vedere attraverso i social network, no, l'esaltazione, l'esasperazione di quel mondo è tutto finzione e non è corrispondente alla realtà. E con le parole di Achille Lauro si chiude questa edizione Milano, tra poco ci sarà il meteo e poi ci ritroveremo con l'edizione Pavia.